importante di un progetto che dovrebbe realizzarsi in tempi. È partita stamattina la procedura, per cui i tempi sono quelli previsti dalla legge, li abbiamo appena fatti vedere, sono molto chiari. Direi che in due anni questa cosa può essere conclusa. E quando è che potrebbe essere usata la prima pietra e quando invece potrebbe essere inaugurata la strada? Chiediamo al Presidente, lasciamo a lui questa bella notizia. Per riguardo le competenze dei terreni, da sono disponibili, è tutto chiaro. Sì, noi abbiamo lato due anni proprio per costruire un progetto che non fosse soltanto la classica slide da far vedere, ma fosse un progetto concreto che ha un suo budget, una sua sostenibilità economica, sono stati dotati in società con diversi operatori, poi sono quelli che servono per sviluppare l'albergo, il retail e poi tutta quanta la struttura dello stadio, che voglio ricordare, uno stadio ultra moderno e un lusso, una chicca, uno dei pochi stadi privati che ci sono. Italia, forse in Europa. A Venezia stiamo inaugurando una stagione nuova, vorrei che fosse sottolineato questo intervento dei privati che non stanno pesando nulla sull'amministrazione comunale, anzi, noi siamo orgogliosi e onorati di presentare questa iniziativa. È giusto lo spazio che abbiamo dato a loro e loro il merito, sia sportivo che tecnico e economico. Grazie a Giorgio Coppino ancora una volta per la sua squadra, il Comune sosterrà con tutto e per tutto questa iniziativa e io personalmente mi ricordo fino in fondo quello fatto fino adesso. Credo che sia giusto che Venezia abbia un bene, non dica di voler, ma che ce l'ha. Forza Venezia! Sì, forza Venezia. Venezia ha grandissime possibilità. Speriamo che...